corso sulle europrogettazioni in ambito culturale. Oggi riprendiamo praticamente il discorso che abbiamo lasciato e non abbiamo concluso, nel senso che abbiamo visto i fondi europei gestiti a livello, i fondi europei a gestione diretta. Oggi invece parleremo dei fondi europei a gestione indiretta e lo faremo come ho fatto praticamente con i fondi a gestione diretta, nel senso che vi illustrerò come funzionano. Andremo poi nello specifico ad esaminare i vari programmi in modo tale da farci un'idea anche di come sono organizzati i programmi e per poi decidere appunto come scrivere, come elaborare il nostro progetto e presentarlo nell'ambito dei vari programmi. I fondi a gestione indiretta, e adesso andremo proprio ad esaminarli nello specifico, a differenza dei fondi a gestione diretta, sono gestiti dagli stati, nel senso che ovviamente discendono anche questi, ovviamente, dal bilancio dell'Unione Europea. Il bilancio stanzia dei fondi per le politiche regionali e questi fondi a gestione indiretta vengono poi messi a disposizione degli stati membri. Stati membri che a loro volta si organizzano e creano, come fa la Commissione con i fondi a gestione diretta, dei regolamenti, dei programmi che consentono a noi beneficiari di fruire di questi fondi. La differenza sostanziale con i fondi a gestione diretta è appunto legata al fatto che vanno normalmente a finanziare delle iniziative o delle azioni di natura, anche di natura strutturale. Quindi con i fondi a gestione indiretta, quindi fondi indiretti, io posso praticamente andare a coprirmi in parte delle costruzioni, quindi delle riqualificazioni, cosa che non posso fare normalmente con i fondi a gestione diretta. Il mix vincente è quello di andare a lavorare su una programmazione che ci consenta di utilizzare sia i fondi a gestione diretta sia i fondi a gestione indiretta per finanziare un unico progetto. Allora, vi dicevo prima che l'argomento, diciamo, di questo terzo modulo è soprattutto legato ai finanziamenti indiretti, ma non solo. Andremo appunto a guardare, ad analizzare un programma europeo che viene finanziato direttamente dalla Commissione, poi andremo a guardare, a visionare un bando che viene sempre finanziato da un fondo a gestione diretta e anche un formulario per capire appunto come è fatto. E la stessa cosa lo faremo per i fondi a gestione indiretta. Allora, dove si inseriscono questi fondi a gestione indiretta? Ovviamente si posizionano sempre all'interno di un contesto legato alla Commissione europea, alle politiche dell'Unione europea. Politiche dell'Unione europea che ovviamente siamo all'interno di un panorama che sta per concludersi, come vi ho detto anche la volta scorsa, quindi stanno nascendo o nuovi programmi oppure continueranno i programmi. Abbiamo visto Europa Creativa continuerà a partire dal 2021 con dei nuovi obiettivi. In linea di massima le politiche dell'Unione Europea che vi sto facendo vedere non dovrebbero comunque cambiare, cambieranno un po' le percentuali di distribuzione dei fondi. In questa slide voi vedete rappresentate delle percentuali che sono legate ai 7 anni, a una programmazione pluriennale che si sta per concludere, su cui appunto l'Unione Europea basa, diciamo, le sue politiche. E vedete, queste percentuali sono praticamente legate agli stanziamenti del bilancio europeo. Quindi, cosa ha fatto finora, diciamo, la Commissione Europea? Si è mossa soprattutto su degli stanziamenti per promuovere una crescita sostenibile,
per promuovere uno sviluppo sostenibile sulla cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia, e poi ci sono dei fondi ovviamente dell'Unione Europea come partner mondiale. Però non ci dobbiamo spaventare, diciamo, di fronte a queste percentuali, perché, come vi ho spiegato la volta scorsa, l'ambito culturale è comunque qualcosa che si inserisce in tutti questi quattro pilastri dell'Unione Europea. Quindi non è corretto lavorare partendo dal presupposto che lavorando in un ambito culturale devo guardare soltanto quel programma che va a finanziare la cultura, perché la cultura viene finanziata da tutte queste quattro priorità. Quindi all'interno di queste quattro priorità poi nascono dei programmi in cui ritroviamo comunque il discorso cultura, anche se il titolo del programma non è cultura. All'interno, diciamo, della crescita sostenibile, che è uno di questi pilastri dell'Unione Europea, abbiamo visto che questi pilastri, nei fondi a gestione diretta, la Commissione Europea ha istituito dei programmi. La stessa cosa dicasi anche per i fondi a gestione indiretta, nel senso che all'interno della crescita sostenibile l'Unione Europea cosa ha fatto? Ha stanziato una parte del suo bilancio per la competitività e una parte, diciamo, del suo bilancio per la coesione. All'interno di questi due pilastri, che sotto, diciamo, sotto tematiche da cui discende appunto la crescita sostenibile, troviamo al loro interno delle specifiche, delle tematiche specifiche che sono appunto legate alla tematica di base, nel senso che i fondi strutturali, cioè i fondi a gestione diretta, devono lavorare quindi da una parte sulla competitività e dall'altra sulla coesione. All'interno della competitività ci sono ovviamente delle tematiche sulle quali la Commissione vuole che gli Stati comunque elaborino dei programmi. La competitività, infatti, al suo interno contiene una competitività legata all'innovazione, una competitività legata alla ricerca e allo sviluppo, una competitività legata al trasporto, una competitività legata all'istruzione e una competitività legata all'agenda sociale. Cosa significa questo, questi sotto, queste sotto, cosa vuol dire, diciamo, avere queste sottotematiche? Significa che all'interno dei programmi che poi vengono gestiti con dei fondi indiretti, noi troveremo tutte queste sottotematiche a livelli di obiettivi che lo Stato o le singole regioni si danno per andare a creare proprio le condizioni per migliorare la competitività. Però non possono fare a meno che inserirsi e tenere presenti quelle che sono le priorità. Ovviamente sia il nostro Stato che le nostre regioni non possono inserire o utilizzare, diciamo, i fondi europei servendosi di altre priorità, perché le priorità politiche, cioè, le stabilisce ovviamente l'Unione Europea, che eroga ovviamente i finanziamenti. Quindi queste sottotematiche sono le sottotematiche che conducono poi alla creazione dei programmi a gestione indiretta. Più soldi invece vengono messi a disposizione sulla coesione. La coesione è praticamente la base su cui, diciamo, si muovono i fondi a gestione indiretta, perché le politiche, diciamo, di coesione sono quelle che la Commissione Europea ovviamente utilizza per poi erogare i fondi a gestione indiretta. Perché? Perché praticamente cosa fa l'Unione Europea? Parte, diciamo, con l'assegnazione dei fondi ai vari stati utilizzando il criterio del PIL pro capite, che nel prossimo settennio passa dall'86% all'81%.
Perché con la politica di coesione, che è poi la base, diciamo, da cui nascono i fondi strutturali, vuole far sì che ci siano sempre meno disparità tra gli stati, ovviamente tra le regioni, pur inserendosi all'interno, diciamo, delle tematiche che abbiamo visto prima, delle politiche, anzi, che abbiamo visto prima. Quindi, stanziando questi fondi, tenendo in considerazione il PIL pro capite, l'Unione Europea cosa fa? Mette a disposizione più fondi, ovviamente, per le regioni meno sviluppate, quindi cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'Unione Europea, e dopodiché mette meno soldi, quindi per le regioni che sono in transizione, cioè quelle che un po' stanno superando il gap che li distanziava dalle regioni più sviluppate, e queste regioni in transizione hanno un PIL pro capite tra il 75 e il 90% della media del PIL dell'Unione Europea, e poi ci sono ovviamente le regioni più sviluppate, in cui il PIL pro capite è superiore al 90% della media, sempre della media del PIL dell'Unione Europea. All'interno, diciamo, della politica di coesione troviamo delle sottotematiche che sono, appunto, da cui discende la politica di coesione stessa, che sono la convergenza, la competitività regionale, ovviamente, la cooperazione territoriale europea. Adesso andremo nello specifico a vedere all'interno, diciamo, di queste tematiche quelle che sono i programmi che poi le regioni vanno ad elaborare, gli stati o le regioni elaborano, proprio per raggiungere che cosa? La coesione per la crescita e l'occupazione. Anche perché il pilastro, diciamo, o comunque il gap che l'Unione Europea vuole sconfiggere è soprattutto quello legato alla disoccupazione di natura giovanile. Quindi attraverso, appunto, questi fondi di coesione, diciamo, delle politiche più importanti è proprio il fatto di utilizzare questi fondi per diminuire la disoccupazione. Queste sono tutte politiche che poi a loro volta diventano dei programmi che l'Unione Europea utilizza, che poi gli stati e le regioni creano per mettere a disposizione i fondi. Altre politiche legate alla cittadinanza sono sotto, diciamo, tematiche legate alla cittadinanza, alla libertà, alla sicurezza, sono appunto la libertà, la salute, la cultura, la solidarietà, lo strumento di cooperazione che abbiamo visto la volta scorsa, che sono appunto fondi a gestione diretta. E poi ci sono ovviamente l'Unione come partner mondiale, con questi strumenti legati al partenariato di natura di cooperazione internazionale. Ripeto, sono fondi che vengono utilizzati dal beneficiario non per fare dei progetti di natura locale, ma che devono essere utilizzati in altri paesi. I fondi a gestione indiretta non sono separati dai fondi a gestione diretta, cioè nel senso che sono differenti, ma che fanno ovviamente parte di un contesto di politiche che sono alla base che devono essere recepite da chi poi presenta un progetto. Perché è importante che io sappia, prima di scrivere un progetto, che le priorità politiche dell'Unione Europea sono legate a questi pilastri. Sia che io presenti un progetto alla Commissione europea, che presenti un progetto alla mia regione, io devo tenere presente che le politiche sono queste e sono il filo conduttore che deve comunque essere alla base del mio progetto. Questa slide vi rappresenta il totale, appunto, delle risorse che l'Unione Europea ha stanziato per la politica di coesione, e quindi gli investimenti legati alle regioni e
Allora, adesso che cosa facciamo? Adesso riprendiamo un po' il discorso legato ai fondi a gestione diretta. Quindi entriamo ad esaminare nello specifico i fondi a gestione diretta, quindi le politiche legate alla coesione. La politica di coesione, io nella slide trovate la politica di coesione e la strategia di Lisbona. Vi ho spiegato prima che la politica è. I fondi, diciamo, di coesione vengono comunque distribuiti dall'Unione Europea con un criterio legato al PIL pro capite. E alla base, diciamo, della politica di coesione vi è appunto la necessità di ridurre le differenze tra gli stati e tra le regioni. Quindi la politica europea di coesione economica e sociale quando nasce? Nasce nel 1986, anche se poi i fondi a gestione indiretta o fondi strutturali, come volete chiamarli, nascono più tardi nel 1996. Però nel 1986 nasce la politica, come politica, diciamo. E un altro, la politica di coesione al suo interno contiene la strategia di Lisbona, che sicuramente avrete sentito parlare, la strategia di Lisbona che si basa proprio su tre elementi fondamentali. Il primo elemento è legato all'economia della conoscenza. Il secondo elemento è legato alla conoscenza sempre più competitiva, a un'economia sempre più competitiva e dinamica, e poi indubbiamente all'aumentare la forza lavoro, la forza lavoro soprattutto di quelle persone che sono più fragili e deboli, quindi aumentando il tasso di occupazione. E potenziando soprattutto quello giovanile e femminile. Cosa fanno gli stati europei nel 2001? Con il Consiglio europeo di Gothenburg decidono appunto di inserire anche la dimensione ambientale nella strategia di Lisbona. Per questo una delle politiche fondamentali dell'Unione europea è legata proprio alle risorse naturali, su cui l'Unione Europea punta molto, quindi riduzione delle emissioni di carbonio, piuttosto che una politica economica più verde. Nel 2005 vi è un rilancio della strategia di Lisbona, sempre legato ovviamente a un discorso di natura, di aumento, diciamo, dell'occupazione. Dicevo prima che poi nel 2006 nascono i fondi strutturali, che sono quei fondi di cui si serve l'Unione Europea per attuare la politica di coesione. E attraverso quegli obiettivi che sono contenuti, quelle politiche che vi ho fatto vedere prima e quegli obiettivi che sono contenuti nella strategia di Lisbona. Quindi nel 2006 cosa fa il Consiglio? Il Consiglio europeo va praticamente ad adottare gli orientamenti strategici comunitari e questi orientamenti vertono sulla trazione degli investimenti, sul miglioramento della conoscenza e dell'innovazione, sulla creazione di nuovi posti. Ovviamente recepiscono la strategia di Lisbona, queste priorità. Priorità che sono ovviamente queste. E attraverso questi orientamenti, diciamo, strategici, l'Unione Europea ci dice anche come attuare, diciamo, questa prima priorità. Prima priorità che è legata all'attrazione degli investimenti, quindi ci dice come fare a attrarre, cosa devono fare gli stati, le regioni, le città per attrarre questi investimenti. Devono farlo andando ad avere a erogare, diciamo, dei servizi di qualità, andando comunque a rispettare l'ambiente, andando a migliorare le infrastrutture e andando a utilizzare le fonti energetiche, no? E
alternative. Quindi questa priorità poi vedremo si traduce in programma e da cui poi discendono anche per i fondi indiretti ovviamente dei bandi specifici. La seconda priorità che si ritrova comunque nei fondi a gestione indiretta è legata al miglioramento della conoscenza e dell'innovazione. E come si fa, diciamo, l'Unione Europea ci dice come fate, cosa dobbiamo fare noi come stati, come regioni per migliorare la conoscenza e l'innovazione. Lo dobbiamo fare appunto aumentandogli, indirizzando meglio questi investimenti, andando a migliorare comunque le capacità, l'innovazione da parte delle imprese, andando a far sì che migliorando anche le capacità di tutti di avvicinarsi alla società dell'informazione e andando praticamente a migliorare anche l'accesso al credito. E infine la terza priorità, scusate. La terza priorità è legata ovviamente all'occupazione. All'occupazione perché occupazione che si traduce in attività volte a migliorare, quindi ad avvicinare i giovani, i meno giovani al mondo del lavoro, rafforzando le proprie capacità, quindi di formazione. E andando ovviamente a migliorare anche i sistemi di protezione di tipo sociale e rendendo anche più flessibile il mercato del lavoro. All'interno, diciamo, di questa terza priorità vi è anche un aspetto, una tutela della salute, quindi andando a far sì che la popolazione comunque venga preservata e si mantenga attiva in salute in modo tale da garantire più a lungo possibile la propria produttività. Il nostro progetto non può fare a meno di tenere in considerazione la nuova strategia di Lisbona 2020, che ovviamente non cancella le priorità che vi ho appena illustrato, ma le contiene e le chiama solo, cioè, diciamo, in un altro modo. Nel senso che le priorità della strategia di Lisbona 2020 sono far sì che l'Unione Europea, che la crescita sia più intelligente, sia sostenibile e sia inclusiva. Vedete che queste tre priorità comunque riprendono i tre obiettivi della strategia che è strategia di Lisbona precedente. Diciamo che la nuova strategia di Lisbona contiene, diciamo, un tassellino in più, nel senso che ci dà anche degli obiettivi che che l'Unione Europea vuole raggiungere. Quegli obiettivi che vi ho riportato nella slide, vale a dire il 75% di persone tra i 20 e i 64 anni devono avere un lavoro, il 3% del PIL dell'Unione Europea deve essere investito in ricerca e sviluppo. Deve essere raggiunto un 30% di incremento della riduzione delle emissioni, deve comunque migliorare l'avvicinamento alla scuola, quindi la formazione per tutti, favorendo che cosa? L'abbandono, facendo sì che l'abbandono scolastico si abbassi sempre di più. E migliorando ovviamente anche, diminuendo anche il tasso di povertà. Questi sono gli obiettivi che sono ovviamente collegati alle tre priorità di questa nuova strategia. Perché ve ne sto parlando? Perché comunque quando io vado a scrivere un progetto, queste tre priorità le devo avere ben presente. Perché quando scrivo un progetto anche di natura culturale, non posso fare a meno di tenere in considerazione quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea, perché comunque sia che io presenti il progetto direttamente alla Commissione utilizzando i programmi a gestione diretta, oppure li presenti alla mia regione o direttamente a un ministero, le tre priorità della strategia di Lisbona devono comunque esserci. Perché e sono praticamente
devono essere quelli che guidano il mio progetto stesso, perché i soldi, cioè i finanziamenti, arrivano dall'Unione Europea. Quindi nel mio progetto l'Unione Europea vuole trovare quelle che sono le sue priorità, politiche. Abbiamo detto, siamo partiti praticamente dai fondi, a gestione indiretta, abbiamo parlato di, politiche europee, abbiamo visto la strategia di Lisbona da cui discendono sia i fondi a gestione, diretta che i fondi a gestione indiretta, perché la strategia di Lisbona è comunque il fil rouge di quello che è tutta la programmazione di tipo europeo. Adesso ci occupiamo in particolar modo del fondo della politica di coesione e quindi i fondi a gestione indiretta. Noi troviamo tre tipologie di fondi a gestione diretta. Il primo fondo è il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, FESR. Il secondo è l'FSE, quindi il Fondo Sociale Europeo. E poi abbiamo il Fondo di Coesione. Come vengono, diciamo, distribuiti questi fondi? Cioè il fondo di coesione, ve l'ho detto, come viene distribuito, quindi attraverso le quote vengono stanziate in base al PIL pro capite. E quindi, tra l'altro, nel nuovo settennio 2021-2027, il fondo di coesione dovrebbe vertere soprattutto su un'Europa intelligente, innovativa e sulla lotta al cambiamento climatico e al supporto di un'economia di tipo circolare. Questi sono un po' i pilastri su cui, o quantomeno gli orientamenti nuovi della politica di coesione, che non sono altro che quelli che già ci sono, diciamo che vengono di più potenziati, quindi verranno potenziati i fondi con, sembra, dei vincoli legati a una percentuale che poi gli stati attraverso le regioni devono spendere su una politica volta al miglioramento dell'innovazione e a una politica volta alla lotta contro il cambiamento climatico. Quindi sembra che vogliano dare comunque delle percentuali specifiche per il raggiungimento di queste politiche. E pur continuando, diciamo, ad avere degli investimenti specifici sulle infrastrutture legate al trasporto. Come nascono, diciamo, questi fondi? Come vengono distribuiti questi fondi, queste politiche, diciamo, di coesione? Tutto nasce da un quadro comune, no? Un quadro strategico, il quadro strategico che viene appunto designato da quella che è la strategia di Lisbona e da quelle che sono le politiche dell'Unione Europea che abbiamo visto prima. Dopodiché, una volta diciamo tracciato questo quadro strategico, viene praticamente attivato tutto un processo legato agli accordi di partenariato che i vari stati e la stessa Unione Europea attua attraverso ovviamente la Commissione, il Parlamento. Sono gli accordi di partenariato cosa significa? Significa che sul quadro strategico vengono consultate le forze politiche e non solo politiche del proprio paese, per capire quali sono gli orientamenti o i bisogni delle forze stesse, per presentare appunto queste forze, che possono essere organizzazioni sindacali, organizzazioni del terzo settore, istituzioni locali, eccetera, eccetera, vengono consultati e viene presentato loro l'obiettivo, quindi il quadro comune e queste forze, diciamo, interne vengono ascoltate per far sì che poi, una volta diciamo conclusi questo processo di consultazione attraverso dei tavoli di lavoro, si possa poi arrivare alla creazione di programmi operativi. Quindi i fondi strutturali nascono proprio da delle consultazioni di tipo locali.
che appunto vengono attivati proprio per discutere nello specifico le politiche e gli orientamenti strategici. Quindi dai programmi abbiamo poi la pubblicazione dei bandi. Anche i bandi ovviamente hanno una durata, cioè scusate, i programmi hanno una durata settennale. Anche se poi la rendicontazione può avvenire anche una volta concluso il programma stesso, e dopodiché questi fondi cosa fanno? Una volta, diciamo, erogati, vi è tutto un processo, un meccanismo legato al monitoraggio dei fondi, alla valutazione di com'è andata, diciamo, di com'è andato il settennio. Nel settennio precedente abbiamo lavorato su 11 obiettivi tematici, quindi 11 priorità di investimento. Quindi cosa ha fatto l'Italia? È partita da quelle che sono le politiche europee che vi ho fatto vedere prima, e poi attraverso le consultazioni, quindi i tavoli di lavoro, gli accordi di partenariato, ha istituito 11 obiettivi, da cui poi sono nati i programmi operativi. Questi 11 obiettivi li trovate in questa slide e vedete che rispondono comunque a quelle che sono le priorità che vi ho illustrato prima. Infatti abbiamo l'obiettivo che riguarda la ricerca e l'innovazione, che riguarda la competitività delle piccole e medie imprese, che riguarda il trasporto sostenibile, che riguarda l'ambiente e che riguarda l'occupazione, l'istruzione. Vedete che comunque sono 11 tematiche, priorità tematiche, ma che ovviamente non si discostano, non si devono, non possono discostarsi da quelle che sono le politiche e gli obiettivi, diciamo, che abbiamo visto prima, sia nella strategia di Lisbona e ovviamente nelle priorità politiche dell'Unione Europea. A partire dal 2021 sembra che da 11 obiettivi si debba passare a 5, e che sono queste 5, diciamo, priorità, quindi lavorare su un'Europa più intelligente, un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai cittadini, più verde e più connessa. Queste dovrebbero essere le priorità, perché sono ovviamente in corso le consultazioni, però diciamo che le priorità dovrebbero appunto lavorare su queste tematiche. Ciò significa che noi troveremo nei programmi operativi queste specifiche delineate e trasformate in programmi operativi, che quindi lavoreranno ovviamente in ambito legato al verde, quindi alla riduzione delle emissioni, ma anche, diciamo, politiche volte appunto ad avvicinare i giovani, soprattutto i giovani, all'Unione Europea. Quindi vi ho fatto vedere prima quelli che sono gli strumenti della gestione dei fondi di coesione, e vi ho anticipato che questi fondi a gestione indiretta vengono gestiti o dalle regioni, tramite lo Stato, varie regioni, attraverso dei programmi operativi. Cosa sono, diciamo, questi programmi operativi? Allora, il primo programma operativo è un programma operativo di natura nazionale, si chiama PON, ne avrete forse sentito parlare. Oltre al PON troviamo poi i programmi operativi regionali e i programmi di cooperazione territoriale. Partiamo proprio dai programmi operativi, quindi dai PON. I PON sono gestiti direttamente dai ministeri. Quindi il programma legato, che il programma operativo nazionale, anche qui viene gestito dal ministero, e i programmi operativi nazionali sono per la scuola, per le politiche dell'occupazione, per l'inclusione,
per la governance e la capacità istituzionale e per l'occupazione giovanile. I programmi operativi nazionali non vengono distribuiti a tutte le regioni, nel senso che i programmi operativi nazionali sono nati soprattutto per aiutare le regioni italiane che meno sviluppate. Questi programmi operativi e nazionali nascono proprio per contribuire, per far sì che queste regioni risollevassero. Infatti, soprattutto diciamo per le regioni meno sviluppate, abbiamo un flusso di finanziamenti più alto e dei programmi operativi nazionali più cospicuo. Le regioni in Italia meno sviluppate sono la Campania, la Puglia, che sono considerate meno sviluppate, sono appunto la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Sembra che nel nuovo settennio dovrebbero aggiungersi anche Sardegna e Molise, che fino a questo momento si trovavano tra le regioni in transizione. Questa slide illustra gli stanziamenti legati ai fondi strutturali regione per regione e vedete appunto che sulle regioni meno sviluppate ci sono degli stanziamenti maggiori rispetto alle regioni più sviluppate, come vi ho detto prima. All'interno del PON, nel settennio che è andato praticamente a concludersi, è stato creato anche un programma operativo nazionale che però viene gestito direttamente dalle città metropolitane, perché appunto è stato ascoltato il bisogno delle città di poter gestire direttamente dei fondi e quindi è stato istituito questo programma legato appunto allo sviluppo urbano, quindi alle città metropolitane. Cosa significa questo? Significa che mentre nei PON e nei POR le autorità di gestione sono, per i PON, vi ho detto prima, i ministeri, per i POR sono le regioni stesse, per quanto riguarda il programma operativo città metropolitane, l'autorità di gestione è direttamente la città. Quindi la città metropolitana, tipo Milano, che gestisce il suo programma operativo e quindi crea i suoi bandi e stabilisce le sue priorità, che ovviamente devono essere ricomprese negli 11 obiettivi tematici. Quindi, dopo aver fatto degli accordi, va a stabilire quelli che sono gli obiettivi su cui vuole focalizzarsi per utilizzare questi stanziamenti, e dopodiché, cosa fa? Utilizza questi fondi e quindi li eroga a favore delle istituzioni, degli enti del suo territorio. Perché vi sto parlando dei PON? Perché comunque all'interno dei PON c'è un asse che interessa la cultura, che è particolarmente importante ed è legato appunto alla cultura e allo sviluppo, che è giusto che voi sappiate e conosciate. La distribuzione, diciamo, dei fondi strutturali sono, lo vedete qua proprio in questa slide, questi fondi vengono erogati maggiormente a quelle regioni che sono meno sviluppate, e quindi più attraversate dalla politica di coesione. Poi ci sono le regioni italiane in transizione che attualmente sono Sardegna, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise. E poi ci sono quelle regioni che invece di essere, diciamo, di trovarsi nelle politiche legate alla coesione, sono più legate alla convergenza, si chiama appunto convergenza, quindi legate più a delle politiche di sviluppo, perché sono le regioni italiane più sviluppate, che sono la Lombardia, la Valle d'Aosta, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, spero di non essere, ah no, la provincia Bolzano, Trento, la Toscana, le Marche, l'Umbria e il Lazio. Quindi sono regioni che vengono quindi considerate,
più ricche e quindi hanno meno fondi a disposizione e dovrebbero puntare attraverso i loro programmi a delle politiche più legate, diciamo, all'innovazione, allo sviluppo economico delle piccole e medie imprese. Dunque, nella nuova, tra l'altro, programmazione, nel prossimo settennio sembra però che tra le regioni più sviluppate, quindi le regioni della cosiddetta convergenza, non ci saranno Marche e Umbria che dovrebbero passare nelle regioni in transizione. PON contiene dei finanziamenti, in questo caso strutturali, quindi a gestione indiretta, legati proprio al sostenimento delle attività economiche in ambito culturale, ma non solo, quindi anche diciamo con investimenti importanti legati alla riscoperta di alla riqualificazione di siti culturali e alla messa a disposizione appunto alla promozione di servizi legati appunto alla cultura e al turismo. Qua vi ho riportato praticamente quelle che sono un po' le priorità del PON Cultura nel prossimo settennio, quindi ancora una volta il PON Cultura si inserisce nella priorità Europa più vicina ai cittadini. E una tematica che si ritroverà nel PON Cultura è sicuramente legato alla promozione, alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo economico delle imprese culturali. E anche lo sviluppo locale dei territori. Riprendendo il discorso del PON Cultura, il PON Cultura è molto legato anche alla ricaduta positiva della valorizzazione culturale sui turisti. Quindi è una promozione, una valorizzazione culturale più a fini, diciamo, di sviluppo turistico. Questo lo si nota molto quando si legge il programma stesso e continuerà ad esserlo, perché comunque è uno degli elementi, diciamo, fondamentali, appunto quello di andare a promuovere il turismo e far sì appunto che venga sempre di più, ci siano sempre più turisti nel nostro paese, quindi il PON Cultura in questo senso va molto in quella direzione. Volevo farvi vedere il link legato appunto al sito delle politiche regionali, che è questo qua, nel quale appunto si trovano tutte parla della politica di coesione e vi parla ovviamente dei finanziamenti che vi ho appena illustrato. All'interno dei fondi strutturali, oltre ai PON, ai POR e all'FSE, quindi al Fondo Sociale Europeo, troviamo dei fondi legati alla cooperazione internazionale. Quindi, come nei fondi a gestione diretta abbiamo visto che la Commissione europea vuole lavorare con paesi non europei, in questo caso invece attraverso i fondi a gestione indiretta la Commissione europea vuole far sì che le regioni o gli stati membri lavorino in stretto contatto con i paesi europei confinanti. Sono i cosiddetti programmi di cooperazione. In questo caso non andiamo a scrivere un progetto e a gestirlo e a svilupparlo in un paese al di fuori dell'Unione Europea, ma andiamo a fare questo lavoro insieme con paesi che lavorano, paesi europei che appunto sono all'interno dell'Unione Europea.
oppure paesi che si stanno avvicinando all'Unione Europea ma ancora non vi hanno aderito. Infatti ci sono degli strumenti legati, questi strumenti che trovate qui, allora intanto la cooperazione. Mentre nei fondi a gestione diretta la cooperazione, vi dicevo prima, di natura internazionale, la cooperazione con i fondi a gestione indiretta è una cooperazione di tipo transfrontaliera, cosa significa? Tra regioni, quindi limitrofe, transnazionale significa tra regioni più estese, quindi va a attraversare regioni, territori più estesi, oppure può essere interregionale e significa sono programmi che vanno a finanziare tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Cosa vuol dire cooperazione e perché praticamente vengono creati questi strumenti? Perché comunque attraverso questi strumenti di cooperazione si vuole favorire la crescita regionale, quindi locale, mettere comunque gli stati e noi stessi che presentiamo un progetto nelle condizioni di poter elaborare il nostro progetto o con una regione limitrofa oppure con territori più estesi, avendo proprio uno strumento creato ad hoc. Ci sono anche degli strumenti legati a paesi che non fanno ancora parte dell'Unione Europea, che sono strumenti cosiddetti di vicinato e di partenariato, oppure strumenti di preadesione che vanno a favorire un lavoro di cooperazione con paesi che sono prossimi ad aderire e quindi andrà praticamente ad aiutare appunto la cooperazione internazionale. Torno un attimo indietro sperando di non generare confusione prima di entrare a vedere cosa sono questi programmi. Per dirvi un'altra cosa importante. Che, vi ho detto prima che gli strumenti, diciamo, i fondi strutturali vengono gestiti attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è quel fondo che va a finanziare soprattutto i programmi legati all'istruzione e al mercato del lavoro. Nel prossimo settennio si chiamerà Fondo Sociale Europeo Plus e andrà praticamente a lavorare sul rafforzamento della coesione sociale e il miglioramento della giustizia sociale e andando a creare tre sottoprogrammi, tre sottoobiettivi, ecco, meglio. Uno legato all'occupazione giovanile e alla diminuzione della povertà, un altro legato all'occupazione e all'innovazione sociale e un altro legato alla salute. Quindi ho riportato quelli che vanno un po' più a finanziare, che vi vedono protagonisti, come presumo che tutti voi abitiate in Emilia-Romagna, quindi sono andata a vedere quelli che sono i programmi che finanziano la vostra regione. Abbiamo infatti questo Interreg Adrion che vedete che comprende, vi ho riportato le regioni che sono interessate da questo programma transfrontaliero. Vedete che non sono tutte le regioni d'Italia, sono 12 regioni e 2 province. E a livello di paesi europei non sono tutti paesi europei. Perché sono importanti a livello culturale? Perché comunque al loro interno contengono un'asse specifica che riguarda la cultura. Quindi la conservazione, la protezione del patrimonio naturale e culturale è uno degli obiettivi di questo programma e non solo di questo programma. Lo è anche di questo programma transfrontaliero Italia-Croazia, che sempre vi riguarda da vicino come Emilia-Romagna, significa che io devo scrivere un progetto, posso avere come partner sia un'altra regione italiana, che è di quelle che sono ammissibili da questo programma, e sia ovviamente da un'altra regione della Croazia che ha voglia di partecipare insieme a me.
in questo progetto. E all'interno appunto di questo programma troviamo appunto l'asse patrimonio ambientale e culturale. È un altro programma molto importante, il programma MED, anche questo vedete in verde gli stati che possono aderire a questo programma, vedete che le regioni non gli stati, le regioni che possono aderire sono di più rispetto a quello precedente, e anche il programma MED ha al suo interno la protezione delle risorse naturali e culturali che riguardano ovviamente il Mediterraneo. Dopodiché un altro, diciamo, programma importante per voi è sicuramente IPA Adriatico. Anche all'interno di IPA Adriatico abbiamo un asse legato alle risorse, alla protezione delle risorse naturali e culturali, non soltanto protezione ma anche valorizzazione delle risorse culturali, quindi da tenere assolutamente in considerazione. Passiamo ai programmi transnazionali, quindi come detto prima, tra regioni, quindi tra stati, vedete che i territori si sono estesi, quindi ci sono più territori che possono partecipare a Central Europe, al programma Central Europe. Al suo interno abbiamo un asse prioritario, l'asse 3, che riguarda le risorse naturali e culturali. E infine i programmi interregionali che riguardano tutti gli stati dell'Unione Europea. Tra i programmi, diciamo, interregionali abbiamo l'Interreg Europe, che ha un asse che riguarda l'ambiente, la promozione delle risorse ambientali e culturali. E infine un programma che riguarda, anche questo è un programma interregionale, quindi riguarda tutti i 27 paesi dell'Unione Europea e che si chiama URBACT. URBACT è un programma che viene gestito tra l'altro dall'ANCI e che va a promuovere, su cui si può pensare anche di andare, diciamo, a presentare un progetto che riguarda la cultura, perché promuove soprattutto lo sviluppo di reti tematiche che possono essere appunto legate all'ambito culturale, ovviamente, e va a finanziare azioni legate per lo più, pur essendo, diciamo, un programma a gestione indiretta. Non finanzia azioni di natura strutturale, mentre gli altri che vi ho fatto vedere, gli altri programmi di cooperazione e ovviamente il PON e il POR finanziano azioni strutturali, quindi io posso presentare un progetto di riqualificazione della mia biblioteca. Con URBACT questo non lo posso fare. URBACT è più un programma che va ad aiutare a mettere, diciamo, in connessione le regioni o stati su tematiche specifiche. Questo è il sito di Italia-Croazia. Vedete che è interessante perché vabbè, vi spiega innanzitutto cos'è il programma e come è strutturato, quindi. Dopodiché però vi fa anche vedere quali sono stati i progetti che sono stati finanziati. In tutti questi programmi di cooperazione troviamo infatti una parte dedicata ai progetti finanziati, che è molto interessante perché a mio avviso è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione quando andiamo a scrivere un nostro progetto. E ci sono progetti legati alle riqualificazioni culturali, cioè legate alle biblioteche, molto, molto belle e molto stimolanti, da cui si può partire per scrivere il nostro progetto. E qui ovviamente troviamo le call che la Interreg Italia-Croazia va a pubblicare. Gli altri siti sono praticamente uguali. Adesso volevo iniziare a farvi vedere, perché comunque è materia del terzo modulo, anche se non riuscirò a terminare, quindi dovremo proseguire poi con il quarto modulo, andare proprio ad esaminare quello che è un programma, come è fatto un programma. Aprendone proprio uno,
Per illustrarvi proprio come è strutturato, inizierei proprio da un fondo strutturale, visto che ne abbiamo appena parlato. Quindi aprirei PON, cultura e sviluppo. Allora, questo è il programma operativo legato appunto alla cultura e allo sviluppo. Vi ho detto prima che il PON, quindi, è un programma operativo nazionale e volevo farvelo vedere proprio per illustrarvi come è concepito, come è organizzato. Vedete che intanto, come vi ho detto prima, i PON riguardano soprattutto alcune regioni, quelle meno sviluppate d'Italia, e qui infatti vi riporta quelle che sono le regioni beneficiarie di questo programma. È vero, l'Emilia-Romagna non è inclusa in questo, però volevo praticamente mostrarvi come è fatto questo PON, farvi capire come è strutturato un programma operativo nazionale, che poi non è molto diverso da quello che è il programma operativo regionale, quindi il PON. Il programma parte da quello che vi ho mostrato fino a questo momento, vale a dire vi fa una panoramica, tutta una premessa legata alle politiche europee. Perché vi ho detto prima che è un po' quello che noi dobbiamo fare quando scriviamo un progetto, per questo che ci tengo a illustrarvi come è fatto un programma. Perché quando scriviamo il nostro progetto, noi dobbiamo partire, come fa il programma operativo, dalle politiche europee. Il programma operativo parte da cosa? Da quello che vi ho mostrato fino a questo momento, quindi dalla strategia di Lisbona, quindi dalla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. E qui praticamente ci dice cosa fa questo programma per raggiungere quelle che sono le tematiche, le priorità della strategia di Lisbona. E quindi qui descrive in pratica come questo programma contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e parla praticamente anche di tutte quelle che sono le politiche europee legate all'ambito culturale. Dopodiché cosa fa? Entra nello specifico nazionale, quindi parte da un aspetto più ampio, quindi quello europeo, dopodiché va a parlare della strategia nazionale nell'ambito della cultura e ancora di più nello specifico ci fa un'illustrazione di come vengono utilizzate le risorse culturali nelle regioni che sono poi beneficiarie di questo programma. E dopodiché fa praticamente una fotografia di quella che è la situazione del settore culturale in queste regioni. E quindi va a parlare di quelli che sono i problemi e di come il PON può contribuire a risolverli. E poi entra nello specifico di quelli che sono i pilastri del PON stesso, quindi gli assi, diciamo, di intervento del programma, che sono appunto il rafforzamento delle dotazioni culturali, l'attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura, assistenza tecnica che non ci interessa. Questa tabella mostra proprio come l'obiettivo tematico poi diventa una priorità, cioè si traduce in una priorità di intervento che a sua volta però ha una motivazione, cioè deve avere una motivazione, perché sto facendo questo investimento su quel fronte. Quindi per ogni, diciamo, asse di intervento vi è, per ogni obiettivo di intervento vi è un asse di intervento e la coerenza con quello che è la scelta che ho fatto per scrivere questo programma. Dopodiché ci illustra la dotazione finanziaria e poi cosa fa? Entra nello specifico degli assi andandoli a descrivere. Quindi, adesso lo fa qua, entra proprio nello specifico e ci descrive anche che tipo di interventi si possono fare. Ad esempio, prendo uno a caso, interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica, tale da considerare, da consolidare e promuovere i processi di sviluppo. Quindi qui trovate che cosa si può fare, che tipo di interventi va a finanziare questo programma, quindi interventi di restauro, realizzazione di allestimenti museali, percorsi di visita, interventi per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle collezioni, acquisti di attrezzature e dotazioni tecnologiche, interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle aree esterne di pertinenza degli attrattori, interventi per la sicurezza e vigilanza. Vedete come entra già nello specifico degli interventi che va direttamente a finanziare. Dopodiché, cosa fa? Va praticamente ad illustrare quanti fondi vengono messi a disposizione a seconda, diciamo, delle assi individuate, delle priorità individuate, delle priorità di investimento individuate, e poi ci dice infine quelli che sono un po' gli indicatori che vuole raggiungere attraverso queste assi. Queste priorità. Vedete che c'è la dotazione del fondo, la dotazione finanziaria del fondo. Ah, anche in questo caso mi sono dimenticata di dirvelo, ma è fondamentale che lo sappiate, anche per quanto riguarda i fondi a gestione indiretta, il finanziamento non è quasi mai del 100%. Quindi anche in questo caso, quando vogliamo presentare un progetto e farlo finanziare da un fondo a gestione indiretta, il finanziamento non copre quasi mai il 100%. Quindi devo partire sempre dal presupposto che una quota io la devo avere e la devo avere a disposizione, altrimenti non ho la possibilità di presentare il mio progetto. Poi volevo invece farvi vedere il fondo, Certo, via la diciamo, scritta. che riguarda più da vicino noi, che è questo è un fondo a livello regionale, forse lo conoscete già, non lo so, che è il programma operativo regionale, quindi FESR, questo riguarda ovviamente la regione Emilia-Romagna, e anche questo è strutturato come il PON che abbiamo appena visto, Cultura e Sviluppo. Anche questo ovviamente parte da cosa? Parte dalla strategia di Lisbona, quindi il contributo che questo programma sta dando alla strategia, e lo vedete qui, dopo aver fatto praticamente un'illustrazione del contributo che sta dando la strategia, entra nello specifico delle assi e va praticamente a descrivere quelle che sono gli assi di investimento. Perché ve lo sto facendo vedere? Perché all'interno del PON dell'Emilia Romagna vi è comunque un aspetto che riguarda l'aspetto culturale. Quindi ve lo sto facendo vedere per questo motivo, ma anche per farvi vedere come è strutturato, e soprattutto un altro aspetto importante dei programmi operativi in generale, ma nel vostro programma operativo, visto che volete scrivete un progetto partendo dal vostro ambito locale, è legato innanzitutto alla fotografia che questo programma fa nel vostro territorio. Quindi vi dice praticamente perché sta stanziando questi soldi e com'è la situazione in Emilia-Romagna. Quindi il contesto regionale verso Europa 2020 vi aiuta anche a avere delle stime legate al vostro territorio di riferimento. Vabbè, qui ovviamente parla di ricerca e sviluppo, però se noi andiamo a cercare l'ambito culturale, vi fa vedere l'aspetto, diciamo, legato, l'aspetto legato alla cultura, quindi vi dice l'ambito culturale come si trova, come il patrimonio culturale ambientale. Vedete che vi parla praticamente dell'Emilia Romagna, ospita sul proprio un patrimonio culturale
E poi gli descrive, no? Com'è questo patrimonio e vi dà anche delle stime e delle statistiche molto importanti, perché quando comunque si scrive un progetto dobbiamo avere delle fonti da cui partire, fonti numeriche e sicuramente i programmi operativi sono una fonte importante che ci aiutano. Io passerei a farvi vedere direttamente il vostro, cioè l'ambito diciamo che ci riguarda, che è più legato all'asse della cultura. Dunque, deve essere qui. Messo le piccole e medie imprese. Assistenza tecnica, eccolo qua, l'asse prioritario 5, valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali, e al suo interno troviamo appunto cosa fa il programma operativo regionale, di sviluppo regionale. Mi dice qual è la priorità di intervento, quindi conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. E dopodiché va a individuare degli obiettivi specifici. Quindi parte questo è un obiettivo legato agli standard di offerta del patrimonio, poi abbiamo il miglioramento nelle aree di attrazione, di offerta nelle aree di attrazione, riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Qua praticamente vi dice quanti visitatori devono essere poi previsti grazie al sostegno di questi fondi e poi continua praticamente a illustrare quelli che sono gli interventi da farsi, che a mio avviso, lavorando forse per la maggior parte di voi in un ambito legato alle biblioteche, potrebbe interessarvi gli interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale. Quindi qui praticamente va nello specifico del patrimonio immateriale e individua che cosa? Anche delle tipologie di beneficiari, enti locali, soggetti pubblici, Regione Emilia-Romagna, partenariati pubblico-privati. E poi, vabbè, poi ci sono altre azioni, mi soffermerei sulle altre azioni che potete leggere comodamente da soli. Quello che mi interessa è andare praticamente a vedere questa tabella, nel senso che per ogni asse va praticamente questo programma va a individuare anche un indicatore, quindi va a stabilire un valore che deve essere raggiunto tramite il sostegno di questo fondo e di questi fondi messi a disposizione. Quindi ci dice già chiaramente su che cosa bisogna lavorare. Questo ci fa capire che se noi vogliamo scrivere un progetto e presentarlo alla nostra regione nell'ambito di questo programma, prima ancora che venga pubblicato un bando specifico, leggendo il programma stesso ci facciamo un'idea di che cosa vuole raggiungere la regione tramite questi fondi. Questi sono infatti gli indicatori che vuole trovarsi, che vuole vengano corrisposti attraverso il nostro progetto. Quindi è fondamentale partire dalla lettura di questi programmi, perché proprio ci facciamo un'idea, possiamo considerare questo programma o non considerarlo quando appunto andiamo a partecipare al nostro progetto, a presentare il nostro progetto. Un altro asse molto importante è quello che c'è all'interno appunto del fondo di questo programma operativo dell'Emilia Romagna, è questo asse prioritario 6, quindi città attrattive
partecipate, che è un asse specifico che viene praticamente dato alle città, e la regione ha individuato degli obiettivi specifici da realizzare, cioè delle priorità specifiche che a mio avviso comunque, seppur non direttamente, indirettamente potrebbero interessarli, che riguardano appunto, per esempio, soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, quindi legato proprio all'inclusione digitale di persone svantaggiate, e anche qui oppure anche questa priorità di intervento legata alla promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, che indubbiamente potrebbe, a mio avviso, interessarvi. Vedete che anche su quest'asse, ovviamente, la regione cosa fa? Presenta la sua tabella con gli indicatori, e quindi con indicatori che poi il mio progetto dovrà contenere. Se io leggo qui che come indicatore la regione mi scrive indice di domanda culturale del patrimonio statale, non statale, Reggio Emilia, numero di visitatori, l'unità di misura è il numero di visitatori, vuol dire che io dovrò scrivere un progetto volto proprio all'aumento del mio numero di visitatori e dovrò tenerne conto, perché su questo indicatore e su questa unità di misura che poi la regione che mi dà il finanziamento si basa poi per valutare il mio progetto, quindi è ovviamente fondamentale. Vedete che qui anche in questa asse si ritrovano interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica. E ancora una volta mi ridice appunto quelli che sono i beneficiari di questa azione specifica, e poi appunto mi dirà più avanti quelli che sono gli indicatori che da realizzare. Eccoli qui, infatti. Numero di beni culturali finanziati, progetti di promozione realizzati. Nel momento in cui io vedo che l'indicatore è progetto di promozione, vuol dire che capisco che il mio progetto comunque io posso scrivere, posso avanzare un progetto che al cui interno si trova proprio un'azione specifica legata alla promozione, perché sono sicura, leggendo questo programma, che poi mi verrà finanziato un'azione, cioè un progetto che contiene un'azione specifica legata alla promozione. E poi, ovviamente, come per il PON, anche questo programma operativo si conclude con l'aspetto appunto di natura statistica, e quindi con sia con le statistiche di progetti che sono stati finanziati fino a questo momento dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma anche diciamo dai fondi messi a disposizione.